Ciao, nuovo video direttamente dal negozio oggi. Perché tanto comunque me lo chiedete, adesso vi metterò una fotografia con le comparazioni su Instagram dei nuovi rossetti matite labbra di Puro Bio. Vi faccio vedere un po', in generale quello che è arrivato che avevamo visto al Sana, che vi avevo già parlato in un video vecchio che magari vi lascio linkato qua sopra, appunto, degli omaggi che mi avevano dato al Sana. E quindi vi faccio vedere. Allora, in sostanza sono arrivati dei pennelli, poi sono arrivati tre matitoni labbra, due palettine occhi, i primer che tanto chiedete, e due palettine e la spugnetta, una Simil Beauty Blender. Allora, vi faccio cominciare nel farvi vedere la spugnetta. Allora, questo qua è l'espositore Puro Bio. Per la vendita, questa è la spugnetta. Questa qui è quella di Puro Bio e viene 7,50 euro se non ricordo male. Questa qui è la Real Technique. Come potete vedere, hanno già da asciutte due grandezze diverse. Peccato che non potete sentire perché hanno proprio una consistenza, diciamo, diversa. Questa è molto molto dura, quella di Puro Bio, e invece quella di la Beauty Blender, non Real Technique, ha una consistenza molto morbida. Però magari, appunto, per cominciare, io non l'ho ancora provata e può essere che invece magari sia favolosa. Adesso la proverò e poi dopo vi farò sapere. Spengo un attimo e riaccendo che vi inquadro direttamente i pennelli, che così li Eccoci vedete. qua. Questi invece sono i pennelli che sono usciti in vendita. Sono questi sette, quindi tre da viso e diciamo quattro da occhi. Questo è quello da cipria, blush, fondotinta e poi abbiamo i vari da occhi. I prezzi variano da appunto 16,90, 13,30, 15,60, 8,90, 9,90. Quindi sono due da 8,90 e due da 9,90. Questo qua da fondo sembra molto molto interessante perché al contrario di quello di neve, che è carinissimo anche quello di neve, però ha le setole più corte e addirittura è più compatto, quindi secondo me è da provare anche perché la differenza di prezzo non è tantissima, perciò sembra molto carino anche quello da blush perché è piccolino. Questi qua magari poi vedremo di provarli più avanti. E adesso vi faccio vedere le palettine. Allora, questi sono i primer. Quindi qua abbiamo il primer occhi e il primer viso, come vi spiegavo nell'altro video. I primer sono due, nel senso che ce n'è uno per pelle secca e l'altro per pelle mista. Io utilizzo quello per pelle secca e mi trovo bene. Valeria invece lei utilizza quello per pelle mista e si trova bene con questo. Vi faccio vedere il primer occhi perché è colorato e quindi però qua devo spegnere per forza perché sto facendo col cellulare. E coi denti non riesco a tenere. Ecco qua, questa è la consistenza del primer. Come potete vedere, è un pochettino colorato. Allora, tira un pochetto sull'arancio. Quindi, magari per una palpebra come la mia, che è rosa, se dovete mettere solo il primer e non lo so, un po' di cipria per opacizzare, non va bene. Se invece poi sopra mettete degli ombretti, va bene. E poi. Allora, il primer innanzitutto costa quello occhi 7,90 e quello viso non lo so. Vale, ti ricordi quanto costa il primer viso? Adesso dalla regia mi diranno quanto costa il primer viso. Faccio l'aiutante, arrivo, No, ma guardate quanto è bella oggi, fatti vedere in versione PAM. E vi faccio vedere anche i matitoni. 14,50. Ok, quindi 14,50 primer viso.
7,90. Ok. Perfetto. Poi le palettine invece vengono 12,90 e i matitoni vengono 7,90. Adesso vi faccio vedere le palettine tornata. Allora, nel frattempo io vi ho fatto anche gli swatch che vi faccio vedere delle palettine. Allora, devo dire che scrivono tantissimo. Una è composta da tre opachi e un bright, l'altra invece è composta da tre bright e un opaco. Le palettine sono queste, quindi questa è quella sui toni del nude e lo swatch è questo qua. Questa qua invece è quella con i toni un pochettino più decisi e gli swatch sono questi qua. Devo dire che sono carinissime. Sono piccine con il loro specchio, stanno in una mano e comunque per 12,90 euro anche per un pensierino, secondo me. E sono confezionate così, vengono vendute così. Carinissime. Ovviamente queste sono limited edition perché se non ricordo male questo è solo per il periodo natalizio. E questi matitoni labbra, secondo me, sono stupendi solo per il packaging anche. Cioè, guardate, io li prenderei tutti solo ed esclusivamente per... Cioè, già il packaging è accattivante che mi piace. E poi comunque vi lascerò un pezzettino di video che ho girato stamattina con gli swatch di questo, con qualche comparazione. Ho comparato Domina, ho comparato Vino di Neve mi era stato chiesto anche Sfilata di Neve, e insomma, poi vedete. Un'altra cosa che è uscita nuova è questo che l'ho appena utilizzato. Voi adesso qua lo vedete, lo sto chiudendo. Questo è il bifasico struccante. Lo vedete in questa maniera perché l'ho appena utilizzato io qua per struccarmi, però. È così, è un vero e proprio bifasico, e poi lo si agita e voilà, e diventa così. Questo ha un prezzo di 13,90 euro per, vediamo quanti, per 200 ml, quindi niente male. Adesso vi faccio vedere magari come strucca, cerco di ingegnarmi e farvi vedere come strucca. Eccomi qua, purtroppo stavo montando il video di Puro Bio e l'ultimo pezzo finale dove abbiamo registrato io e Valeria il pezzo che utilizzavo il bifasico per farvelo vedere sul telefono non c'è più, non so che fine ha fatto o non si è registrato o probabilmente è andato perso, non lo so. In sostanza vi facevo semplicemente vedere il bifasico come togli il trucco in maniera veloce. E poi vi dicevo due cose, perché spesso mi chiedete, per chi non è di Torino, lascio giù nell'info box la pagina Facebook di Melissa e del negozio e la mail dove dovete scrivere per poter fare un ordine. Se invece siete di Torino o comunque venite, noi vi aspettiamo lì, che tanto, cioè, sapete che ci trovate lì. Siamo aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato, il lunedì facciamo solo il pomeriggio e gli altri giorni siamo aperte dalle 11 alle 14, dalle 15.30 alle 19.30. E niente, perché spesso mi chiedete, ah, se non sono di Torino, come faccio a prendere i prodotti? Quindi ve lo lascio qua direttamente. E buon, spero che questo video vi possa essere stato utile in qualche maniera e prossimamente mi vedrete con il matitone sulle labbra e tutto. Vi mando un bacione, vi ringrazio di essere passati di qua e come al solito se aprite la finestra il mio bacio vi arriva e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Due mattine prima di andare a lavorare non ho fatto colazione. E quindi non va bene. Quindi volevo provare a farmi dei dolci non dolci io in casa, tipo torte o comunque.